Potete risparmiare tantissimi soldi sui pacchetti, sulle ricariche del portafoglio, sui giochi di tutte le piattaforme di gioco e su altri servizi sempre scontati acquistando su Instant Gaming tramite il mio link nella descrizione, come ad esempio una ricarica del portafoglio di PlayStation da 75 euro al prezzo di 60,19 euro col 20% di sconto. Bella a tutti orchetti, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò i contenuti di Halloween che Rockstar Games ha rilasciato oggi, martedì 4 ottobre, su Red Dead Online. Allora orchetti, sono state rilasciate le due rese dei conti di Halloween, Notte di Terrore e Notte Senza Fine. Queste modalità rese dei conti di Halloween sono disponibili nelle serie in evidenza, dove fino al 10 ottobre nelle serie in evidenza sarà soltanto disponibile la modalità Notte di Terrore, dall'11 al 17 ottobre sarà soltanto disponibile la modalità Notte Senza Fine, dal 18 al 24 ottobre sarà nuovamente disponibile soltanto la modalità Notte di Terrore e dal 25 al 31 ottobre sarà soltanto disponibile nuovamente la modalità Notte Senza Fine. Poi sono state rilasciate tutte le maschere di Halloween, disponibili nuovamente per l'acquisto da Madame Nazar. Tutte le maschere che acquisterete vi rimarranno poi per sempre, anche quando queste maschere non saranno più in vendita da Madame Nazar durante il periodo dell'anno. Poi sono state rilasciate le 4 mappe di Halloween della modalità chiamata le armi, ad Armadillo, nella Radura Bolger, a Butcher Creek e a Shady Bell. Queste mappe in questo periodo sostituiscono le mappe originali della modalità chiamata le armi. Poi è stato nuovamente rilasciato il Pass di Halloween 2. Il Pass di Halloween 2 è nuovamente disponibile per l'acquisto al prezzo di 20 lingotti d'oro. Tutti i giocatori che l'avevano acquistato l'anno scorso riprenderanno i loro progressi laddove li avevano lasciati. Quindi ottima cosa per i giocatori che non hanno fatto in tempo ad acquistare il Pass di Halloween 2 l'anno scorso o che non erano riusciti a finirlo in tempo. E poi Rockstar Games ha confermato nuovi contenuti di Halloween in arrivo su Red Dead Online nell'arco di queste settimane, nuovi luoghi per chiamate alle armi di Halloween nel giacimento petrolifero dell'Earthlands, a Limpani e nel cimitero di Saint Denis. In più, martedì 18 ottobre verrà rilasciata una nuova missione via telegramma a difficoltà estrema di nome False Speranze e Profezie a tema Halloween. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su,
commentate e condividete il video per supportarmi. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Vi invito a seguirmi su Instagram, su Twitch e su tutti gli altri social. Troverete tutti i link nella descrizione. In più, vi invito a dare un'occhiata alla playlist dedicata ai glitch di Red Dead, perché lì potrete vedere tutti i glitch presenti nella frontiera senza doverli andare a cercare nei video caricati, quindi nel modo più comodo e veloce. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!